Sì, capitano, capitano, scusi. Grazie. Non si può neanche parlare in questo paese! Perché lo portate via? Il dissenso è soffocato! Le persone libere non hanno libertà di parola! Cosa è successo? Cosa è successo? Ce lo dica! Cosa è successo? Chi è lei innanzitutto? Io sono il presidente! Attenzione! Oh! Piano ragazzi, piano! Cosa è successo? Sono Pietro Palau Giovannetti! Presidente di Avvocati Senza Frontiere. Sì, perché oh, ma lasciateci. Oh, ma non potete trattare così. Però dai, che cazzo fate? Dai. 25 anni denunciamo i vari abusi giudiziari, quelli di cui non parla la stampa. Ma scusate, ma uno non può parlare con noi. Per quale motivo lo state portando via? Perché sanno che denunciamo la verità. Questa è la Digos, è la mafia legata al potere. Legata alla destra, ma anche alla sinistra! Apri, sono della polizia, cretino! Questo Digos è la mafia legata al potere! Legata alla destra, ma anche alla sinistra! Apri, sono della polizia, cretino! Questo è un sequestro di persona! È un sequestro di persona! Ci può dire perché? Gli occhiali! Non si può entrare! Gli occhiali, un attimo! Fuori! Ci può dire perché lo portate sola? Ma siete stati veramente folli! Ci può dire solo perché lo portate via? Tutti? Trovate la mappa della mala giustizia! Li allontani un po' e lo facciamo uscire? Ci fate lavorare, ti viene un po' di guanti e lo facciamo uscire, dai! Ma chi è quella per il senso? Perché gli altri possono stare lì a prendere il numero? Se lo fate uscire un attimino! Lo dovete far uscire! Lo potete far uscire voi, non noi! Ma non ci leviamo, però ci leviamo di qua fino a quando non lo facciamo uscire! Questo è un regime, posso uscire! Non può uscire! Guarda, allargate un attimino, lo facciamo uscire. Non si preoccupi, possiamo... Ma che non uscire! Guarda, fino a quando siete così, la Madonna. Cosa ha fatto? Ma cosa ha fatto? Vabbè, che cazzo ne sono Possono manifestare solo i bunga bunga in questo paese. Fatelo uscire! Se ci spostiamo un attimo... Ragazzi, guarda, create la casa. Se lei apre la porta, noi creiamo il corridoio. Non abbiamo messo noi. Così non potrà mai uscire. Se lei apre la porta, vi assicuro che le facciamo un corridoio. Lo faccio prima, dopo. Scusi, non stiamo nemmeno respirando. Dai ragazzi, fate un corridoio dove vi mettete da un lato, dai, così possiamo uscire e fare il nostro... Dai, questo non sono un capo.